Una campagna per conoscere i piccoli gesti che fanno bene all'ambiente, come evitare di gettare una cicca o un piccolo rifiuto apparentemente innocui, ma in grado invece di procurare effetti gravissimi. Parte da Napoli l'edizione 2023 di Piccoli Gesti, Grandi Crimini, il progetto realizzato da Mare Vivo in collaborazione con Bat Italia, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Napoli, che mira a sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul littering, ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Ascoltiamo l'assessore alla salute del Comune di Napoli con delega al verde e all'ambiente, Vincenzo Santagada. Solo attraverso queste iniziative possiamo incubare una nuova mentalità, un circolo virtuoso che può portare, diciamo, al rispetto, diciamo, dell'ambiente, al rispetto delle città. E questo sarà possibile solo se riusciamo a creare quelle giuste sinergie con il terzo settore, con le associazioni, con i volontari, con la società civile, con a capo appunto l'amministrazione. All'11 giugno in largo Berlinguer sarà presente l'installazione che riproduce una vera e propria scena del crimine, e i volontari di Mare Vivo distribuiranno 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclabile. E in strada saranno posizionate anche locandine informative con un QR code. Ascoltiamo Carmine Esposito, delegato Regione Campania di Mare Vivo, e Fabio De Petris, direttore generale di Bat Italia. I risultati ci sono, perché è molto forte, l'abbiamo già scientificamente provato, in quanto certe volte le persone sono consapevoli che il fumo fa male, ma sono altrettanto inconsapevoli di quanto danno genera agli ecosistemi questo piccolo gesto. I risultati sono eccezionali, perché ci siamo resi conto che effettivamente nel momento in cui c'è una consapevolezza da parte dei cittadini del problema e la campagna viene realizzata nelle modalità corrette, c'è una riduzione che va tra il meno 40 e il meno 50% di littering. L'edizione 2023 nasce nel segno della tecnologia grazie al supporto di Just on Earth, la startup italiana specializzata in intelligenza artificiale, computer vision e remote sensing satellitare, che effettuerà il monitoraggio nell'area da Piazza Carità a Piazza Trieste e Trento. Ascoltiamo Luigi Borgogno, General Manager di Just on Earth. In realtà non è semplice fare questo tipo di conteggio, quindi non sono vere e proprie fotografie sulle quali contiamo i mozziconi. Però rilasceremo, come abbiamo fatto durante tutte le tappe del report, entro le prossime settimane, anche sul nostro sito justonearth.it, tutti i dati rilevati sull'abbandono dei mozziconi pre e post campagna.